Siamo nell'estremo nord del Canton Ticino. È la prima mattina di primavera e il signor Rezzonico, incoraggiato dalla temperatura mite, decide di potare la siepe, nonostante sia da poco guarito da una fastidiosa forma di lupus eritematoso. I primi minuti trascorrono in assoluta allegria, ma il signor Rezzonico non si accorge che nel suo giardino sta strisciando un'insidia mortale. Un pitone! Me lo ricordo benissimo quel giorno perché era la sagra del castagnaccio e a me non mi avevano invitato. E pensare che sono ghiotto. Allora ho detto, vabbè, porto in giardino i miei serpenti, no? E sta buono un attimo, dai. E cosa è successo? A un certo punto mi è scappato il pitone Guglielmo. Uè, io l'ho cercato quei tre quarti d'ora, due, tre quarti d'ora. A un certo punto mi sono rotto le balle. Ho detto, sarà andato nel giardino del Rezzonico. Ma tanto a me quello lì mi sta sulle balle. Guarda che fogliolina nuova. Eccola lì, così crescerà l'estate prossima, eh? Quando il pitone sferra l'attacco, il volto di Rezzonico si trasforma in un'espressione così brutta, ma brutta, che nessuno nel raggio di 100 chilometri oserebbe avvicinarsi. Quel giorno me lo ricordo benissimo perché ero di pattuglia alla sagra del castagnaccio. E io di castagnaccio sono ghiotto. Ma di brutto, né? Quando a un certo... non si può volare qui con il deltaplano! È vietato! Fagliela capire. Comunque, ho sentito come un frusciare di pitone, un inconfondibile frusciare di pitone, lo conosco benissimo. E ho capito subito che c'era di mezzo lo zampino del signor Rezzonico. E allora mi sono messo a correre, indovinate come? Di brutto, né? Solo un uomo possiede il coraggio di affrontare il volto mostruoso di Rezzonico. Il suo nome è Uber. Non si può pattinare qui, è vietato! Durante la corsa perdi fiato, il rambo dell'Engadina incontra parecchi ostacoli, che supera senza allarmare la tranquilla popolazione di quelle valli. Aiuto! Non ci si può passare qui, ci sono bambini! Quando ormai sembra che non ci sia più nulla da fare per Rezzonico, la testa di cuoio di Bellinzona ingaggia un duello mortale con il pitone. L'impresa è titanica, ma anche questa volta il poliziotto che tutti vorrebbero avere come amico ha la meglio. Tutto è bene ciò che finisce bene, né? Anche questa volta si è sfiorata la tragedia. Potevo rimanere offeso, Beh, però sono stato bello rognato, Perché se mi capitava un mamba dei sette passi, beh, bastava stare fermo, né? Fogliolina, dove sei? Mi fanno un fischio, Firrigno. Come? Su Firrigno. Ah, su Firrigno. Se poi me ne fanno due, fallà. No, senta, non cominci con questa storia. No! Fittate! No!